Stai facendo così tanto. Meraviglioso. Sono curioso. Cosa ricordi più di ogni altra cosa? I bei momenti? Quelli brutti o cosa? Sii sincero. Le cose che vanno male sono più difficili da dimenticare. Sì, è vero. Avevo un contratto anni fa. Dovevo scortare un vettore pieno di passeggeri. Ordinaria amministrazione. Fuori dalle mura nulla è ordinario. Vero. Quella notte accadde qualcosa. C'erano di mezzo i creatori. O chissà che. Queste creature venivano verso di noi con gli occhi iniettati di sangue. Io cercavo di respingerli, ma ero ferito. Mi restavano pochi proiettili e loro erano davvero troppi. Eri vicino alla tua fine. Poi arrivarono gli specialisti da ogni dove e ci furono combattimenti. Morti. Che brutti ricordi. No, amico mio. Tutti a bordo del vettore fecero ritorno a casa. Ci sono sempre due facce in ogni storia. Morirono per salvare delle vite. Sì. Gli specialisti devono trovare il lato positivo delle cose. Per alcune persone è molto difficile. Adesso sai perché la gente può perdere la speranza. Lo capisci? Sì, lo capisco. Sono in attesa di alcuni rapporti. Ehi, specialista! Il contratto è andato bene? Ho avuto le coordinate da Tassien. Devi raggiungere un accampamento dei funzionari. La sua gente sarà lì. In incognito. Tassien mi ha dato una foto per poterla identificare. Di questi tempi sui funzionari. E sono i soliti contrabbandieri di sempre. Se c'è da guadagnare, tutto è lecito, oltre alle solite voci sui loro covi segreti in zona. Dovranno pur nascondere tutta quella roba da qualche parte. La domanda è, perché il dominio si è intromesso? Spero che Tassin si sbagli a riguardo. Non ho proprio voglia di fare il codificatore di guerra. Ok, sei quasi all'accampamento dei funzionari. Tra non molto lo vedrai. E non abbassare la guardia. Stiamo viaggiando lungo i confini del territorio dei metamorfici.
problemi. L'accampamento è stato invaso, me ne occupo io. Sembrano dei funzionari morti. Owen, riesci a identificare l'agente di Tassi? Non la vedo. Forse è ancora viva. Non credo siano stati gli animali a uccidere questa gente. Hai trovato qualcosa di utile? C'è una specie di registrazione qui. Ho entrato l'accampamento. Non riesco a contattare Dash. Sto cercando il covo dei funzionari a queste coordinate. Quella era l'agente di Tassi. Ah, dovrò decifrare le coordinate. Aspetta, arrivano dei metamorfici. Ci lasciano in pace. È da quando abbiamo salvato Mattias che sono a caccia di sangue. Tassi ha ragione. Deve esserci lo zampino del dominio. Affermativo, il posto non è lontano. Allora vado subito al covo. Non possiamo aspettare. Sei sicuro? Portare il dominio non è come respingere un branco di mannari. Quando il male bussa alla tua porta, non serve nascondersi. Bisogna prenderlo a calci nel culo finché non torna da dove è venuto. Per risolvere il problema sul nascere. Perché Fort Arsis non diventi un'altra liberaria. Altri cadaveri di funzionari all'esterno della caverna. Forse stavano difendendo il loro covo. Immagino che il dominio non faccia prigionieri. Dei creatori, sembrerebbe. Owen, i comandi di volo non rispondono. Che sta succedendo? Lo vedo. Ti trovi in una specie di campo. Probabilmente interferisce con l'armatura. Ecco il problema. È quel macchinario, un generatore del dominio. Spiegherebbe come hanno fatto a sorprendere i funzionari. Puoi disattivarlo. Non ho mai avuto a che fare con un aggeggio simile. Servirebbe tempo per aggirarmi il sistema. Meglio usare la forza.
Comandi di volo di nuovo operativi. Proseguo. Il dominio non può essere venuto qui per caso. I contrabbandieri nascondono dei manufatti. Lo so. Cerco solo. Perché il manufatto dei creatori sbagliato nelle mani sbagliate significa che sarà una giornata. Come pensavamo, il dominio e hanno l'agente di Tassin. Restiamo nascosti. Lasci il manufatto, sappiamo che è qui. Io non so di cosa parli. Mi spiegherò meglio. No, non è così che gestiamo gli affari. Provoca il dolore. Sia un degno sostituto del denaro. Negoziamo. Il manufatto non è in vendita. Vedi, è già qualcosa. Quindi ce l'hai. Ora dimmi il prezzo e ce ne andremo tutti soddisfatti. I manufatti sono pericolosi. Solo se sei un tipo distratto. E non è il mio caso. Scrutatore, abbiamo il manufatto. Dispiace per te. Fine delle trattative. Bastardo! Oh beh, questa non me l'aspettavo. Uno specialista. Davvero patetico. Ho già affrontato altri come te. Nessuno è sopravvissuto. Farei la stessa fine. E adesso tocca metterci al lavoro. Non posso crederci, siamo davvero finiti in uno scontro a fuoco con il dominio. Io sì, tu sei seduto da qualche parte alla tua postazione. Sono abituato a farmi sparare da soldati professionisti. Dai metamorfici, sì, ma così no. Però fai attenzione. Via libera. Ce l'hai fatta. Ma che ne è della gente di Tassin? È ancora viva? Purtroppo no, ma qui c'è un archivio. Lo vedo. Sembra danneggiato. Forse Tassin può ricavarne qualcosa. Non posso credere che tutto questo sia stato inutile. E quello che chiamavano lo scrutatore ha preso il manufatto. Allora dovrò riprenderlo. È la classica tattica del dominio. Il massacro senza testimoni. Cosa ci fate così assurdo? Non lo so, ma se ci sono dei manufatti di mezzo, ho l'impressione che non finirà bene. Il mio strale è di nuovo ancorato a terra. Ah, è quel generatore. Libera la zona. Non vogliamo interferenze. Attento! A quanto pare lo scrutatore ha lasciato una squadra per finire il lavoro. Dobbiamo impedirgli di interferire. Ecco!
disattivato! Puoi volare di nuovo! I soldati del dominio vengono verso di te. Fa attenzione. Posso ancora raggiungere lo scrutatore. Allora devi sbrigarti, ha un bel vantaggio. Sono o non sono il miglior codificatore che ci sia? Ecco fatto. Non può essere lontano. Il dominio è ottimista se manda uno come lo scrutatore dalle nostre parti. Dobbiamo solo fare in modo che non faccia... Non è facile come sembra. Allora glielo farò capire puntandogli contro una bella pistola. Quasi raggiunto. È poco più avanti. Qui è pieno di soldati del dominio. Dov'è lo scrutatore? Sto controllando. È solo la mia impressione o il dominio non ha intenzione di togliersi di torno? Qualsiasi cosa abbiano in mente, li fermerò. Credi che siano aperti al dialogo? Magari potremmo parlarne a quattro occhi. Mi sembra forse che siano venuti fin qui a prendere il caffè. Thank you.
attirati qui, maledizione! Ma hai un attimo di noia qua fuori, eh? Attenzione, un altro tenente dello scrutatore! Specialisti ostentano coraggio che in realtà non hanno. È per questa ragione che si sono estinti. Per tua informazione, io sono molto vivo, figlio di... È andato. Risparmia il fiato. Meglio tornare al forte. Dobbiamo parlare con Tassi.
Owen mi ha informato dell'accaduto. Ha un bel problema là fuori. Una specie di pezzo grosso del dominio. I suoi lo chiamavano scrutatore. Non siamo riusciti a fermarlo. Ed era alla ricerca di un manufatto dei creatori? Ha scatenato l'inferno là dentro. La sua agente non ha mollato. Fino alla fine lei... Beh... Lo so. Mi dispiace. Ci ha lasciato questo archivio. Lo farò analizzare. Il dominio è davvero tornato. In forze. Maledizione. Pensavo che le spie reagissero alle cattive notizie senza battere ciglio. Ma rispettiamo anche i nostri nemici. La vita sotto il giogo del dominio. Non so nemmeno se può definirsi tale. E se hanno Fort Tarsis nel mirino? Sì, beh, la vita qui al forte non è certo quella che sognavo da bambino, ma questa... è casa mia e non ci voglio dittatori. Cosa possiamo fare? Per il momento dobbiamo avere pazienza. Non voglio fare mosse avventate senza prima aver raccolto più informazioni. Nel frattempo, c'è qualcuno che vorrei presentarti. Questa è la sentinella Bryn. È abile e degna di fiducia. Potrebbe farle comodo un po' di assistenza. Perché non provi ad aiutarla mentre indago sul dominio? Ti contatterò io. Sentinella Rissa Bryn, distanza al comando del forte. Sentinella, come possiamo renderci utili? Beh, forse è meglio non parlarne qui. Incontriamoci alla mia scrivania, tra le mie piante. Piante? Già, quindi... bene, ci vediamo. Ok, allora... Specialista, sono Mattias Sumner. Volevo solo sapere come va. A proposito, ho finalmente dato una ripulita al mio laboratorio, così posso rimettermi al lavoro. Mi ritroverai lì se hai bisogno di me. Amico mio, è sempre bello rivederti. Vedi quelle storie sulla parete? Sì, mi chiedevo cosa fossero. Quando uno specialista cade, mi portano il suo vincolo. In vita, il vincolo ci connette a un codificatore. Quando moriamo, è una testimonianza. E tu trascrivi quello che è accaduto? Sì, ci ricorda per cosa hanno dato la vita agli specialisti. E lo fai tutto da solo? È un onore. Non dovremmo piangere, ma celebrare. Anche se so che i tempi difficili ti hanno segnato. A volte capita. Allora aiutami a trovare un senso al sacrificio di quelle persone. Vorrei che tu onorassi i nostri caduti. Portami le loro storie. E illumina il cammino verso casa alle loro...